Ragazzi, io ve l'avevo detto che sarebbero tornati anche questa Pasqua, sono troppo forti. Ma chi? I radicali! C'erano Pannella, la Bernardini e due ragazzi, mi ricordo come si chiamano, ma erano sempre lì a prendere appunti. Ci ha parlato Guido più che altro. Ah, io al popolo? Te tu sei veramente una fava, Non ti ho mai capito nulla, davvero. Ma lo sai che quando tu camminavi appena, Pannella ci veniva già a trovare. Dimmi, Guido. Come fai a saperlo se sei dentro da un anno? Io sto ad ascoltare i racconti di Nedo qui. Ci si impara un monte di cose. Infatti anche con Pannella e la Rita si è discusso di tante cose interessanti. Vorresti parlare a Radio Carcere? Sì, anche, ma soprattutto gli ho chiesto di poter lavorare in qualche modo. Cioè, che vuol dire un vestito a capibbo? Dio povero, ma non gli si potrebbe chiedere un bell'amnistia, caro Guido, a Pannella? Già fatto. Bada, io, Marco sarà venuto 20 volte da quando sono qua. È un parato che tranne i radiali, d'amnistia non ne può sapere un cazzo nessuno. Al massimo ti hanno un indulto di merda. Berlusconi, Alfano, ti piace hanno un cervellino rossi, maremma maiene. Dio, Nedo, ma è per quello che bisogna fare la lotta. Hai ragione, Guido. Ma facciamo lo sciopero della fame anche noi, coi radicali. Via ragazzi, mi avete convinto. Vabbè, basta che ci organizziamo bene, io ancora ci sto a capire niente.